Onorevole Strano, Generazione Italia prende il via anche in Sicilia, un luogo di ascolto, un arcipelago come ha sostenuto qualcuno di idee nuove. Berlusconi non è contento. Beh, non l'ho sentito di recente Berlusconi, e quindi non so se sia contento o meno. Sappiamo che non sono contenti coloro i quali si aspettavano da noi una presenza superficiale, invece vedi Milazzo, ma vedi tantissimi altri comuni, gli amici di Generazione Italia, noi siamo riusciti a far capire che la nostra non è soltanto una presenza culturale, intellettuale, vuole esserlo di stimolo, ma rischia di diventare una presenza positiva in quanto incide nelle vittorie politiche, in quanto incide anche nei progetti politici. Quindi a noi ci dispiace che qualcuno non sia d'accordo con noi, quando siamo noi che vogliamo invece un PDL unito che si riunisca finalmente come forza politica e determini i coordinatori con uno statuto, insomma qualcosa di non velleitario da predellino, ma qualche cosa di ragionato in maniera seria. Una strutturazione territoriale che prenderà corpo dal basso per ritrovare nuove idee, forse quelle che servono al governo regionale in questo momento? Il governo regionale già delle idee le ha messe in campo in maniera abbastanza importante. Io sono un tifosissimo, ad esempio, pur essendo l'assessore al turismo, dell'opera che sta facendo Massimo Russo. Vedere ancora oggi che si incide sulle strutture convenzionate non per annullarle ma per portarle ad una razionalizzazione mi fa capire che siamo sulla strada giusta. La politica delle acque, la politica finalmente dei fondi europei che si stanno cominciando a spendere, a mio avviso andrebbero fatte alcune cose, noi di Generazione Italia le proporremo con forza: una delegificazione piuttosto che ancora legiferare per alcune cose che non contano, una deregolamentazione, ci sono troppi lacci che frenano le iniziative, ad esempio mie, di alcuni assessorati, la burocrazia molto spesso sana, io ho un direttore splendido, il dottore Salerno, i miei burocrati, ma ci accorgiamo delle lentezze di alcuni regolamenti che non permettono ad esempio ai fondi europei di decollare così come vorremmo, ad esempio nella promozione siamo in deficit di tempo e non possiamo farlo. Vi racconto, ecco, un aneddoto, perché lo si sappia, perché lo denunzio sempre. Io potrei fare uno spot spendendo 10 o 20 mila euro incaricando un regista, qualsiasi. Non posso farlo perché c'è un contratto che vincola la regione dal 2005 a una società Sicilia Servizi e non riesco a capire per quale motivo io devo stare con una società che mi obbliga a non fare piuttosto che a poter fare, e che è una delle tante incongruenze che Generazione Italia pone a questo quadro politico, rimanendo però fedele ad un governo nel quale crediamo e dando fiducia ancora una volta al Presidente Lombardo, che si sta dimostrando in un momento di grande procelle anche personali un uomo che sa tenere i nervi calmi, e noi gli siamo vicini.